dopo aver pubblicato la circolare e averla resa disponibile sul sito, vediamo adesso di inviarla con la newsletter. Quindi torniamo all'elenco delle circolari. Vediamo che c'è elencata la circolare che abbiamo predisposto. Nella gestione c'è la parte dell'adesione, si vedrà dopo perché da qui si vedranno le varie firme che vengono apposte attraverso il sito e poi c'è la possibilità di inviare per email. Appare una nuova schermata che ci spiega come fare e quindi ci portiamo subito in newsletter. Vediamo che qui in automatico è stata inserita la circolare in una newsletter. Il primo passo da fare è quello di selezionare i destinatari. Ecco, è già predisposta in automatico. Ciao, qui ci sarà il nome e cognome o il nominativo dell'utente registrato. Si dà l'avviso che è stata pubblicata la circolare sul sito, c'è il riassunto e il contenuto, quindi già con la lettura della newsletter il destinatario può prendere visione delle disposizioni. Abbiamo poi la disponibilità dei temi, io utilizzo questo che è molto semplice ed elegante allo stesso momento, sono varie impostazioni che vengono inserite in automatico ed è consigliabile non toccare nulla. Dobbiamo selezionare i destinatari, c'è la possibilità di utilizzare anche l'elenco degli utenti registrati e noi invece andiamo a prendere gli iscritti alla newsletter, quindi prendiamo, questo non c'entra, lo togliamo, selezioniamo la redazione perché è quella che ci interessa in questo momento. Possiamo anche vedere un'anteprima della newsletter. Eccola qua. Qui poi, come dicevo, verrà inserito il nome dell'utente, si dà l'avviso e il contenuto della circolare. Abbiamo la possibilità di vederla nel sito, oppure c'è l'avviso che di solito è compreso in tutte le newsletter, se è pervenuta ad una persona che non è interessata, può entrare nel sito e cancellarsi. Fatto questo, aggiorniamo e torniamo a newsletter. Vediamo che ci dà il numero dei destinatari della lista che è stata indicata come destinatario di questa newsletter. Dobbiamo adesso creare la lista dei destinatari. C'è la possibilità di inviare una newsletter per prova. È sempre consigliabile fare un invio di prova per verificare il contenuto. Ok, la newsletter è arrivata, non ci sono modifiche da apportare, quindi possiamo inviarla. Possiamo scegliere di metterla in coda oppure di inviarla subito. La newsletter è stata inviata con successo. Chiudi. A questo punto veniamo riportati nell'elenco delle newsletter e vediamo come è cambiato lo stato della newsletter. Completata al 100% e questo è il resoconto. Due erano i destinatari, quindi inviati al 100%, spediti al 100%, riusciti 2, quindi 100%, dopodiché abbiamo inviati sì e sì, ancora non sono stati visualizzati. Andiamo a vedere nella posta se è arrivata, eccola qua, la newsletter, apri. Eccola qua. E quindi il contenuto, l'avviso nel caso in cui sia pervenuta a persona non interessata si può cancellare dalla lista,
Da qui si può vedere la newsletter sul sito e questo è il link all'istituto. Andiamo nell'altra, eccola qua, stessa cosa, come vedete c'è il nome e cognome dell'utente, il contenuto della circolare, entriamo nel sito e tra poco vedremo perché. Ecco qua, come vedete, una volta loggati c'è il numero delle circolari da firmare, ma di questo ce ne occuperemo in un successivo video. Torniamo, qui chiudiamo, rifacciamo il resoconto e adesso ci accorgiamo che ci dà la notizia che è stato visualizzato e che è stato effettuato un click da questa casella di posta e da quest'altro invece è stato visualizzato due volte. Abbiamo finito e anche la newsletter è stata inviata. Prima di chiudere facciamo un ultimo passaggio. Dalla newsletter abbiamo detto che qui c'è la possibilità di poterla visualizzare sul sito ed eccola. Questo è il titolo, chiaramente qui non ci sarà il riferimento dell'utente, ma dice semplicemente ciao iscritto alla comunicazione e quindi il riassunto e il contenuto della circolare. Abbiamo finito, alla prossima.